Nel caso di uno schermo radiativo, quindi, che cosa cambia? Facciamo riferimento al caso di due superfici piane parallele, che chiamiamo superficie 1, superficie 2, caratterizzate ovviamente da una epsilon con 1 e una epsilon con 2. Cosa succede quando poniamo tra le due superfici uno schermo radiativo che posso rappresentare come una superficie 3? Allora, in generale dicevamo che questa superficie 3 può avere una epsilon a sinistra e a destra che sono differenti, quindi potrei avere una epsilon 3,1 per intenderci e una epsilon 3,2 che non necessariamente sono uguali tra loro. A questo punto ci chiediamo qual è lo schema elettrico equivalente. Ognuna di queste superfici avrà ovviamente una sua resistenza superficiale, come abbiamo visto prima, e queste superfici di fatto sono in serie. Di conseguenza avremo superficie 1 con la sua resistenza superficiale in questo modo qua, quindi 1 meno epsilon con 1 diviso A con 1 epsilon con 1. A questo punto colleghiamo la superficie 1 allo schermo con la resistenza che è 1 diviso A con 1 F1,3. Dopodiché c'è la resistenza superficiale dello schermo EN3 e sarà pari a 1 meno epsilon, siamo sul lato sinistro, quindi epsilon 3,1 diviso A con 3 epsilon 3,1, e da qui poi andiamo di nuovo alla J3, ma questa è la J3,1 mentre questa è la J3,2, quindi la radiosità a sinistra l'abbiamo chiamata J3,1, radiosità a destra J3,2. Qui avremo la resistenza che è 1 diviso A con 3 F3,2 e di conseguenza perché EN3 J3,2, quindi qui c'è ancora la resistenza superficiale, 1 meno epsilon 3,2 questa volta diviso A con 3 epsilon 3,2. È chiaro che queste due resistenze, questa e questa, se le epsilon sono uguali diventano uguali, giusto? E poi abbiamo la J2 con la resistenza 1 diviso A con 3 F3,2 e infine la resistenza superficiale della superficie 2, e qui abbiamo 1 meno epsilon 2 diviso A con 2 epsilon 2. Quindi questo qui è lo schema elettrico equivalente in presenza di schermo radiativo. Come vedete, lo schermo radiativo introduce delle resistenze aggiuntive, va bene? E queste resistenze aggiuntive, affinché facciano funzionare bene lo schermo radiativo e quindi affinché siano grandi, è necessario che la epsilon dello schermo radiativo sia piccolina. Cioè, quindi lo schermo radiativo deve essere il più possibile riflettente. Allora, in questo caso, ovviamente, si ha un maggior beneficio dato dalla presenza di questo schermo. Ora, considerando che stiamo parlando di superfici affacciate, in questo caso specifico, in cui quindi tutti i fattori di vista sono unitari e possiamo considerare un'area unitaria, quindi questa quantità è 1 di fatto, questa quantità è 1, anche questa, immaginando il caso epsilon 3,1 uguale epsilon 3,2 uguale epsilon 3, la Q.12 diviso A sarà pari a sigma P con 1 alla quarta meno P2 alla quarta diviso. Allora qui avremo le
le esistenze che avevamo già prima, che sostanzialmente sono 1 meno epsilon 1 diviso epsilon 1. Poi abbiamo questa resistenza qui, che quindi vale 1 per quello che abbiamo appena detto, poi più 2 volte 1 meno epsilon 3 diviso epsilon 3, ancora più 1 meno epsilon 2, epsilon 2. Ecco, in questo caso quello che possiamo osservare è che in effetti abbiamo questa quantità in più rispetto al caso precedente, che ovviamente determina una diminuzione di energia termica raggiante scambiata tra le due superfici. Ora, tutto questo come si trasferisce al caso in esame? Allora, nel caso in esame, quindi quello di due tubi coassiali, avremo che nel caso senza schermo, ovviamente l'abbiamo visto prima, la resistenza, la Q punto, questa è la superficie 1, questa è la superficie 2, la Q punto 1, 2 sarà pari a sigma di con 1 alla quarta meno di 2 alla quarta diviso 1 meno epsilon con 1 più A con 1 epsilon con 1 più 1 diviso A con 1 epsilon 2 più 1 meno epsilon 2 A2 epsilon 2. E abbiamo detto che A con 1 è uguale a Y di con 1 per la lunghezza che è unitaria, che l'esercizio chiede lo scambio per unità di lunghezza, quindi Y di con 1, A con 2 uguale evidentemente a Y di D con 2, mentre F12 è unitario. Ok? E di conseguenza è sufficiente ovviamente sostituire queste espressioni qui dentro per trovare la Q.12. Nel caso con schermo, invece, dobbiamo operare in questo modo. Allora, abbiamo la superficie 1, lo schermo, che è la superficie 3, e la superficie 2. Allora, in questo caso, lo schema elettrico equivalente abbiamo detto che è questo che abbiamo scritto qui, per cui avremo che la Q punto 1, 2 sarà pari a sigma di 1 alla quarta meno di 2 alla quarta diviso 1 meno epsilon con 1 A con 1 epsilon con 1 più 1 diviso A con 1 F1 3 che è unitario più ancora 1 meno epsilon 3 1 in questo caso epsilon 3 è epsilon 3 è evidentemente lo stesso, quindi avremo più 2 volte 1 meno epsilon 3 A con 3 epsilon 3 più 1 diviso A con 3 F32 e questo F32 pure lui è unitario, giusto? Più 1 meno epsilon 2 A con 2 epsilon 2. Ovviamente sostituendo ad A con 1 e A con 2 le espressioni delle aree che abbiamo visto prima, mentre ad A con 3 sostituiremo Y di con 3, a questo punto avremo trovato le Q punto disperse senza e con lo schermo,
tra la superficie 1 e la superficie 2, e per vedere qual è la riduzione percentuale non ci resta ovviamente che calcolare la differenza e riferirla all'acupunto 1-2 senza schermo. Va bene? Quindi questo è quanto. Allora, ci siamo tutti? Qualcosa che volete chiarire? Avete capito? Finora abbiamo visto il caso di due superfici, diciamo, affacciate tra loro, quindi cavità semplici costituite da due superfici. Ora ci chiediamo che cosa succede quando una cavità è costituita da tre o più superfici. Iniziamo a vedere il caso di una cavità costituita da tre superfici. E immaginiamo che siano tre superfici di forma qualsiasi, in questo modo qua. Quindi superficie 1, superficie 2 e superficie 3. Ora, partiamo dalla superficie 1, vediamo qual è lo schema elettrico equivalente. Avremo In1, J con 1 e 1 meno Epsilon con 1 diviso A con 1, Epsilon con 1. A questo punto la superficie 1 dovrà interagire con la superficie 3, la superficie 2, giusto? Quindi avremo che ci sarà un'interazione di questo tipo. Allora, 1 diviso A con 1 è più 1, 2 e 1 diviso A con 1 è più 1, 3. In realtà, per evitare qualsiasi tipo di confusione, io direi di fare una cosa. Immaginiamo che queste superfici siano dritte in questo modo, vedete? In questo modo qua non c'è, diciamo, energia termica raggiante che lascia una superficie e va a incidere sulla stessa superficie, perché quest'ultima magari è concava. Quindi semplifichiamo un pochino la nostra trattazione evitando che ci siano problemi di questo tipo. Ora la superficie 2 sarà collegata a En2 con la resistenza 1 meno epsilon 2 diviso A2 epsilon 2, e allo stesso modo la superficie 3, quindi la J3, la mettiamo qua, sarà collegata a En3 attraverso la resistenza 1 meno epsilon 3 diviso A con 3 epsilon 3. Bene. La superficie 2, rifacendo questo ragionamento per la superficie 2, osserviamo che la superficie 2 è collegata alla In2, dopodiché scambia con la superficie 1 e la superficie 3. Quindi, da questo semplice ragionamento, osserviamo che lo schema elettrico equivalente è fatto in questo modo. È uno schema triangolo. Infatti in questo schema possiamo osservare che la superficie 1 in effetti è collegata con la sua resistenza superficiale a N1 e poi scambia con 2 e 3. Stessa cosa per la superficie 2 che poi scambia con 1 e 3. E stessa cosa per la superficie 3 che poi scambia con 2 e 1. Ok? Benissimo. A questo punto, noti i fattori di vista, voglio dire, calcoleremo in base a le caratteristiche geometriche di questa cavità triangolare. Il problema come lo risolviamo? Andando a fare un bilancio
sui tre nodi G1, G2 e G3. In particolare scriveremo sul nodo 1 che EN1 meno G1 diviso 1 meno epsilon 1 diviso A con 1 epsilon con 1 sarà pari a G con 1 meno G2 diviso 1 diviso A con 1 F1 2 più G con 1 meno G con 3 diviso 1 A con 1 F1 3. Quindi questa possiamo chiamarla R1, questa la possiamo chiamare R1 2 e questa la possiamo chiamare R1 3. Vedete? Allo stesso modo, al nodo 2 scriveremo EN2 meno G2 diviso 1 meno epsilon 2 diviso A2 epsilon 2 uguale a G2 meno G1. Allora, qui scriverò A2 F2 1 per la resistenza, ma per la reciprocità ovviamente la resistenza è sempre la stessa, quindi scriverò 1 diviso A1 F1 2, cioè questa è la resistenza R1 2 che è evidentemente uguale alla resistenza R2 1 per la proprietà di reciprocità dei fattori di vista. Più G2 meno G3 diviso 1 diviso A con 2 F2 3. E infine al nodo 3 scriverò EN3 meno G3 diviso 1 meno epsilon 3 A3 epsilon 3 è pari a G3 meno G1 diviso R1 3, la resistenza è la stessa, più G3 meno G2 diviso R2 3, questa qua. E in questo modo note le temperature superficiali delle tre resistenze e quindi noti delle temperature superficiali delle tre superfici, non delle tre resistenze evidentemente, e quindi noti EN3, EN2 ed EN1, noti ancora i fattori di vista e quindi le resistenze R1 2, R1 3 e R2 3, infine noti gli epsilon, le emittenze delle varie superfici e quindi note le resistenze superficiali, risolvo un sistema di tre equazioni nelle tre incognite G1, G2 e G3. Ok? A questo punto, noti G1, G2 e G3, potrò trovare le potenze termiche nette sulle tre superfici, per esempio da qui. EN1 meno G1 diviso R1 sarà pari a Q.1, giusto? Vi ricordate all'inizio della lezione? EN2 meno G2 diviso R2 sarà pari a Q.2 e così via. E così ho anche tutte le potenze termiche, le radiosità e le potenze termiche. Avete capito? Avete qualche dubbio, qualcosa che devo ripetere? Allora, ci sono dei casi che sono riconducibili a dei problemi di scambio termico radiativo in una cavità formata da tre superfici, anche quando in effetti, almeno in apparenza, potrebbe sembrare che il problema non sia riconducibile al caso dello studio di dello scambio termico radiativo in una cavità costituita da tre superfici. Ed è proprio questo uno dei casi da poter prendere in considerazione,
che vorrei impostare insieme a voi, chiedendovi poi di risolverlo, magari di fare calcoli autonomamente, diciamo così, perché è sempre utile alla fine risolvere numericamente l'esercizio, perché magari alcuni problemi vengono, come dire, diventano evidenti quando uno invece vede come va fatto, dice ok, ho capito, però poi magari lo va a risolvere e si rende conto che qualcosa non torna. Allora, questo esercizio, sempre preso dal Bergman, dice che c'è questo rivestimento su un assorbitore solare curvo, che è questo, che deve essere trattato termicamente, e ovviamente dall'area di questa superficie 2, quindi A con 2, e per essere trattato termicamente, questo assorbitore è affacciato verso un riscaldatore, che è questo qua in basso, che presenta una dimensione W pari a un metro, 10 metri in direzione normale al muro, in questo caso, la distanza H, dove la dà, un metro, eccola qua. Quindi questo qui, questa è una superficie calda, viene riscaldata a 1000 Kelvin, serve per trattare termicamente un rivestimento che viene posto qui, va bene? Ora abbiamo le epsilon, ovviamente, delle due superfici, epsilon 1, 0,9, epsilon 2, 0,5, e di qua, vedete, il problema, chiamiamolo così, è tale che queste due superfici sono affacciate verso l'ambiente, che si trova alla temperatura di 300 Kelvin. Un'altra cosa che stavo dimenticando, l'assorbitore si trova a 600 Kelvin, quindi 1000 Kelvin, 600 Kelvin, abbiamo queste dimensioni, 10 metri in direzione normale al muro, affacciato verso l'ambiente, vedete una grande stanza, chiamiamola così, le cui pareti si trovano a 300 Kelvin, quindi sostanzialmente queste due superfici immaginarie qui possono essere approssimate come nere, no? 300 Kelvin. E ci viene chiesto qual è la potenza termica netta scambiata tra queste due superfici. Ora, intanto sono due superfici, quindi uno potrebbe pensare, beh, un problema di scambio tra due superfici. In realtà no, perché faccio prima a rappresentare sulla lavagna, quindi abbiamo una prima superficie che è questa e una seconda superficie che è questa, quindi questa è la superficie 1 e questa è la superficie 2. Poi di qua abbiamo l'ambiente, va bene? Sia di qua che di qua. Com'è possibile che questo problema possa essere ricondotto allo scambio termico in cavità, e in particolare in una cavità composta da tre superfici? Allora, innanzitutto, le due superfici laterali che idealmente chiudono questa cavità possono essere ritenute nere alla temperatura di 300 Kelvin. E siccome queste due superfici, ovviamente questi due lati, affacciano tutte e due verso lo stesso ambiente, in questo problema chiaramente, come dire, queste due superfici possono essere considerate come un'unica superficie, capite? Perché affacciano tutte e due verso lo stesso ambiente. Quindi diciamo che questa può essere la terza superficie. Quindi il problema diventa di scambio termico radiativo tra le superfici 1, 3 e 2. E allora, dal punto di vista radiativo, avrò la superficie 1 che è grigia e quindi ha una sua
resistenza superficiale che è 1 meno epsilon 1 diviso A con 1 epsilon con 1 e collego quindi En1 a J con 1 come abbiamo già visto prima. A questo punto questa superficie scambierà con la superficie 2, quindi la collego a J con 2 con la resistenza 1 diviso A con 1 F1 2 e la superficie 2 sarà a sua volta collegata a En2 con resistenza 1 meno epsilon 2 diviso a 2 epsilon 2. Dopodiché c'è questa superficie 3 a cui ovviamente sono collegati sia la superficie 1 che la superficie 2 con 1 diviso a 2 F2 3 1 diviso a 1 F1 3 e arrivo alla superficie 3 che è una superficie nera, quindi avrà una resistenza superficiale praticamente pari a 0, giusto? Di conseguenza qui avrò EN3 direttamente, non J3, perché la epsilon della superficie 3 vale 1. Avete capito? State seguendo? Quindi lo schema elettrico equivalente è questo che vedete qui ed è effettivamente relativo allo scambio termico relativo in una cavità formata da tre superfici. E questo è il punto di partenza. Ora però, per poter voi essere nelle condizioni di risolvere questo problema, bisogna un attimo capire come affrontare la questione della determinazione dei fattori di vista. Va bene? Allora, per determinare i fattori di vista è utile definire una superficie ausiliaria che lì è chiamata 2', che è questa qua. Allora adesso ascoltatemi perché io vi spiego, vi do qualche, diciamo così, dritta, lasciando però poi a voi il compito di risolvere il problema. Definendo quella superficie ausiliaria lì, se prendete le slide della volta scorsa, ecco, potete calcolare i fattori di vista tra la superficie 1 e la superficie 2' utilizzando queste relazioni qua, giusto? Dopodiché potete osservare che F1 3 più F1 2' a quanto deve essere pari? A 1, no? E quindi avete trovato la F1 3. Ma F1 3 chiaramente sarà pari anche a F2 3 perché il problema da questo punto di vista è simmetrico geometricamente parlando, quindi per forza F1,3 sarà pari a F2,3 e allora questa cavità 1, 3, 2', 3 è facilmente risolvibile dal punto di vista dei fattori di vista, ma quella è una superficie ausiliare, nella realtà noi dobbiamo interagire con la 2 non con la 2'. Ma si può osservare che banalmente tutta l'energia termica raggiante che dalla superficie 2 raggiunge qualsiasi altra superficie della cavità, quindi che sia la 3 o la 1, che deve fare? Deve attraversare la 2'. È l'unico modo per raggiungerla. Quindi questo significa che A2 F2 per esempio 2'1 sarà pari a A2' F2'1. Questa è la relazione che descrive questo fatto. Allora, utilizzando queste relazioni, utilizzando queste correlazioni, determinati fattori di vista sarete in grado di calcolare la potenza termica che richiede l'esercizio. Va bene? Avete capito? Un'ultima cosa e abbiamo terminato. Sembra che vi sto dando i compiti per casa, no?
In effetti sì. Ecco, altro esercizio che però qui è parzialmente svolto, vi consiglio ancora una volta per fare il punto della situazione di affrontare anche questo problema, quindi quello precedente è questo, perché qui la cavità è triangolare ed è un triangolo equilatero. Di conseguenza la determinazione dei fattori di vista, in questo caso particolare, è semplice ed è intuitiva, perché l'energia termica raggiante che lascia per esempio questa superficie qua, che è la numero 3, dovrà andare sulla 1 e sulla 2, giusto? Poiché il tutto è simmetrico, andrà per metà da una parte e per metà dall'altra. Quindi F31 sarà 0,5, come pure F32 0,5. Allora, sulla base di queste semplici considerazioni, quest'ultimo esercizio diventa una sorta di ricapitolazione, cioè è una cavità triangolare dove c'è una radiating surface, quindi vi scrivete, vi fate lo schema elettrico equivalente, arrivate al sistema, velocemente lo risolvete, perché, cioè anche se lo mettete su Excel e lo risolvete veramente in un secondo, è importante trovare il numero finale, perché se commettete qualche errore magari vi viene un numero finale assurdo, no? Allora, se voi magari nel vostro bilancio pensate, ok, l'ho fatto bene, però poi non lo andate a risolvere il sistema, magari un errore su quel bilancio passa inosservato, perché quell'errore magari produce una potenza termica stratosferica su un lato e microscopica sull'altro, il che ovviamente diventa evidentemente segnale che c'è qualcosa di sbagliato nel bilancio, capite? Allora il mio consiglio è: risolvete sempre il sistema con Excel, come volete, lo fate in 448, ma giusto per verificare che i numeri che escono, insomma, non sono indicatori di qualche errore a monte sui bilanci. Va bene? Con questo è finita la parte dello scambio termico radiativo. Va bene? Se avete dubbi, domande, ovviamente chiedete. Se avete problemi nella risoluzione di questi esercizi, venite tranquillamente a ricevimento senza nessun problema. Oggi pomeriggio, ripeto, non so se ieri c'erano tutti voi eravate presenti, comunque, oggi pomeriggio esercitazione al calcolatore, quindi inizieremo ad affrontare un problema proprio di CFD. Lo faremo in modo volutamente, diciamo così, anticipando i tempi, ecco. Però vedrete che poi vi servirà per capire alcuni aspetti che affronteremo più avanti, e domani inizieremo a parlare proprio della fluidodinamica, della meccanica dei fluidi. Va bene?